Napoli, caos per disturbare il Milan, ecco il piano dei tifosi è fallito. Centinaia di tifosi del Napoli questa notte hanno cercato di disturbare il Milan che soggiornava in un noto albergo sul lungomare. Cori, fumogeni, clacson e fuochi d'artificio per interrompere il sonno di Leao e compagni. Una vera e propria festa durata diverse ore. Il tutto nella notte d'accompagnamento alla sfida col Napoli. Ritorno dei quarti di finale di Champions League. Milan sapeva già tutto, il retroscena, ma c'è una curiosità legata a quello che è accaduto questa notte. Il Milan, infatti, aveva preventivamente prenotato le camere che affacciano sul retro dell'hotel. Per minimizzare i fastidi messi in conto. Sapevano che poteva accadere ciò che poi è successo. Le stanze, poi, sono insonorizzate. D'altronde non è la prima volta che i tifosi della squadra avversaria provano a infastidire i rivali a pochi passi dall'albergo. Capita ovunque e da sempre. Il Milan sapeva. Virgola.